Incassato il taglio dei parlamentari, la maggioranza lavora sulla manovra. La nota di aggiornamento al DEF affronta l'esame dell'Aula del Senato dopo i dubbi sulle coperture espresse da Corte dei Conti e Banca Italia. Il governo riscrive intanto il decreto clima, inserito un bonus e rottamazione anche per i motorini e torna il contributo agli esercenti che venderanno prodotti sfusi. Già la prossima settimana il presidente del Consiglio Conte potrebbe riferire al Copasir sul caso Russiagate, un'accelerazione impressa dall'accordo trovato nel centrodestra sul leghista Raffaele Volpi per la presidenza del Comitato Parlamentare per la Sicurezza, davanti a cui Conte dovrà spiegare perché il ministro della Giustizia americana incontrò segretamente i vertici della nostra intelligence. È stata rinviata al 31 di ottobre la cessione di ramo d'azienda della Whirlpool, la multinazionale statunitense degli elettrodomestici. Elettrodomestici si è detta disponibile a riprendere il confronto con le parti sociali. L'annuncio arriva dal premier Conte dopo l'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con i sindacati, che si dicono insoddisfatti, parlano di una sospensione ad orologeria e chiedono il rispetto del piano industriale. È morto Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano e dirigente del Partito Democratico durante la segreteria di Bersani. Aveva 67 anni e combatteva da tempo contro un cancro. Accusato e poi assolto nel processo per un presunto sistema di tangenti, venne condannato dalla Corte dei Conti a pagare un danno erariale di quasi 20 milioni di euro. In quella occasione Penati confidò che le sue vicende giudiziarie avevano favorito la sua malattia. È imminente l'azione militare della Turchia in Siria. Ankara ha già dispiegato le proprie truppe e centinaia di mezzi blindati nella zona di confine. Un portavoce di Erdogan ha fatto sapere che i militari attraverseranno a breve la frontiera, uno sconfinamento che rischia di avere conseguenze drammatiche nella regione. Anche l'Iran ha chiesto alla Turchia di fermarsi. Nuove difficoltà per il premier britannico Johnson a 3 settimane dalla possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Bruxelles sarebbe pronta a concedere un rinvio oltre il 31 di ottobre per continuare i colloqui. Un'offerta che potrebbe salvare Johnson anche dalla rivolta dei suoi stessi ministri. In 5 sarebbero pronti a lasciare il governo in caso di no deal. È Stefano Pioli, il nuovo allenatore del Milan, e dopo l'esonero ieri di Marco Giampaolo, il tecnico ex Fiorentina, ha firmato un contratto per 2 stagioni e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. La Sampdoria invece, dopo l'addio ad Eusebio Di Francesco, deve scegliere tra Rino Gattuso e Gianni De Biasi. Buongiorno e bentrovati a tutti voi. Dunque, prima di andare a vedere le notizie di questo telegiornale, vi do subito un aggiornamento su quanto sta succedendo proprio in questi minuti in Germania. Siamo praticamente ad Halle, c'è stata una sparatoria. Halle è la maggiore città della Sassonia, nell'est del paese. Almeno 2 persone sono state uccise di fronte alla sinagoga della cittadina. Questo appunto lo riferisce la polizia tedesca, che comunica che gli aggressori, dovrebbero essere 2 aggressori, sono in fuga a bordo di un'auto. Chiediamo alle persone di rimanere al sicuro nelle loro case, ha avvertito la polizia. Tutto questo sta succedendo appunto in questi minuti e sempre secondo fonti di stampa sarebbe stata anche lanciata una granata all'interno del cimitero ebraico che è proprio adiacente alla sinagoga. Per il momento queste sono le notizie, gli aggiornamenti che stanno arrivando proprio in questi minuti. Il fatto è successo proprio poco prima che si andasse in onda. Naturalmente vi teniamo aggiornati su questa sparatoria che c'è stata con 2 vittime ad Halle in Germania. Andiamo a vedere le notizie del giorno, partendo dalla nota di aggiornamento al DEF che è approdata nell'Aula del Senato. È il documento di economia e finanza, è fondamentale perché si tratta della cornice della legge di bilancio. Restano i dubbi sulle coperture che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione, ma il ministro dell'economia Gualtieri ha rassicurato le previsioni sono realistiche, ha detto e ha ribadito anche che l'IVA non aumenterà. Intanto domani approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto legge sul clima che contiene appunto tutti quei provvedimenti in favore dell'ambiente. Dal
Dopo il via libera della Commissione Bilancio del Senato, oggi la nota di aggiornamento al DEF è in discussione nell'aula di Palazzo Madama, che voterà i numeri della manovra nel tardo pomeriggio di oggi. Un documento fondamentale perché è la cornice dentro la quale il governo scriverà la legge di bilancio con le misure di politica economica e finanziaria da presentare entro il 20 ottobre prossimo. Riduzione del cuneo fiscale, investimenti per le infrastrutture, sostegno alle famiglie e rafforzamento del sistema sanitario, le priorità del governo ribadite stamani dal relatore Vasco Errani, illustrando ai senatori l'impianto e gli obiettivi fissati da Palazzo Chigi. Ma sulla manovra pesano i dubbi sulle coperture sollevati ieri durante le audizioni dalle maggiori autorità indipendenti. All'unisono Banca d'Italia, Corte dei Conti e Ufficio Parlamentare di Bilancio hanno giudicato arduo e ambizioso l'obiettivo fissato nella NADEF di recuperare circa 7 miliardi dalla lotta all'evasione, grazie ai quali poi tagliare il cuneo fiscale, poi da destinare ad altre misure. Ma le coperture ci saranno, ha rassicurato il relatore, grazie ad una spesa pubblica più efficiente e a nuove misure contro l'evasione. Fuori dalla manovra, ma adesso collegato, ci sarà poi il decreto legge sul clima. La svolta green è tra le priorità del governo e molto probabilmente giovedì il Consiglio dei Ministri approverà una serie di misure. Nell'ultima stesura si parla di rottamazione delle auto fino ai modelli Euro 3 e moto inquinanti Euro 2 e Euro 3 a due tempi. Il bonus, secondo l'ultima bozza del decreto in circolazione, sarà di 1.500 euro per i primi e di 500 per i secondi. Incentivi anche per l'acquisto di biciclette. Previsti benefici anche per i negozi e supermercati che si convertiranno alla vendita di prodotti alimentari per l'igiene intima, sfusi o alla spina. Sarà potenziato infine anche il trasporto scolastico con bus elettrici e ibridi. In proposito, vi aggiorno anche sulle parole di Pierre Moscovici, il commissario europeo agli affari economici. Al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, l'Italia, dice Moscovici, deve migliorare la produttività, rilanciare la crescita e ridurre le disuguaglianze, ma restare comunque nelle regole europee. Questo ha detto Moscovici. E tanto sul fronte politico, mentre il caso Russiagate, gli incontri tra il ministro della giustizia statunitense Barr e i nostri servizi segreti mettono in difficoltà in qualche modo il nostro presidente del Consiglio. Nel pomeriggio si elegge il presidente del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza. La presidenza, lo saprete, è stata lasciata libera da Lorenzo Guerini, che è diventato ministro della difesa. Per consuetudine, questa presidenza dovrebbe andare ad un esponente dell'opposizione. Potrebbe svolgersi già la prossima settimana l'audizione del Premier al COPASIR sul caso Russiagate. Ieri sera i leader del centrodestra hanno infatti trovato l'intesa sul nome di chi andrà ad occupare la poltrona di Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, lasciata vacante dal Dem Lorenzo Guerini, passato alla guida del Ministero della Difesa. Il nuovo Presidente sarà l'ex sottosegretario alla Difesa e leghista Raffaele Volpi e sarà nominato nel pomeriggio. È davanti a lui che Conte dovrà spiegare perché ha permesso al ministro della giustizia americano William Barr di incontrare per ben due volte a Roma fra agosto e settembre i vertici della nostra intelligence per cercare prove e fare chiarezza sulle interferenze di Mosca nelle elezioni USA del 2016, così da scagionare il presidente Trump dal Russiagate. Incontri che sono stati preceduti da altrettante riunioni con i servizi convocate da Conte per concordare la linea da tenere con gli americani. Il premier, che ieri ha partecipato alla cerimonia di giuramento dei neoassunti 007 italiani, ha difeso l'operato dei servizi ed anche il proprio. Non è concepibile che l'intelligence si muova al di fuori del controllo parlamentare e dei compiti che il governo le assegna, ha detto il Conte, che secondo indiscrezioni di stampa avrebbe informato il Quirinale delle richieste americane. Il Colle per oggi fa sapere che non risulta alcuna informativa sul caso in argomento, anche perché non riceve abitualmente notizia di singole operazioni di collaborazione in corso tra paesi alleati. Convinto che non ci sono state anomalie da parte italiana, il Premier smentisce anche la ricostruzione che aveva fatto infuriare il PD, secondo cui avrebbe chiesto informazioni sull'azione dei servizi italiani con i precedenti governi Renzi e Gentiloni. Luigi Di Maio lo difende. Di Conte mi fido ciecamente, ha sempre agito nell'interesse della nazione, afferma il ministro degli esteri, e lo stesso fa il capogruppo Dem alla Camera, Graziano Del Rio. Sono convinto che il Premier non ha nulla da nascondere e che andrà al COPASIR a chiarire e che, a differenza di Salvini, non
scapperà né dal Parlamento né dal dire la verità agli italiani. Il leader della Lega invece attacca e chiede chiarimenti anche sull'endorsement di Trump a Conte con il famoso Giuseppi, quando le trattative per la formazione del governo giallorosso erano ancora in corso. Quanto al pressing di Renzi, che nei giorni scorsi lo ha sollecitato ad affidare ad altri la delega ai servizi, Conte ha già deciso, la terrà per sé. Allora, in proposito della notizia del presidente delle Copasir, c'è un aggiornamento che vi devo dare, perché potrebbe essere a rischio l'intesa per la nomina del leghista Raffaele Volpi, appunto, al Copasir. Da quanto si apprende in ambienti parlamentari, nonostante la volontà di cedere la guida di questa commissione delicata ad un componente dell'opposizione, ci sarebbero alcune perplessità a votare per assegnarla ad un membro della Lega. La Lega è il partito che in questo momento al centro di indagine per la questione dei presunti fondi dalla Russia. Staremo a vedere, perché insomma l'elezione avviene nel pomeriggio, comincerà alle 2, insomma, quindi tra pochi minuti. E intanto, dopo il taglio dei parlamentari, resta oggi l'entusiasmo di Luigi Di Maio per avere portato in porto, insomma, il suo cavallo di battaglia, il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Restano però i mal di pancia e i malumori sia all'interno del Partito Democratico che nel centrodestra. Dopo 40 anni siamo riusciti a tagliare i parlamentari. La mattina dopo non è diminuito l'entusiasmo di Luigi Di Maio per l'approvazione della legge costituzionale che sforbicia i deputati, che passano da 945 a 600, 400 alla Camera e 200 al Senato. Totem dei 5 Stelle passato con i voti di maggioranza e opposizione, nonostante i malumori del PD e dello stesso centrodestra, che a metà mattina puntava sul malcontento nel movimento, che alla fine si è manifestato, ma in versione short. Solo 11 grillini escono dall'aula. È rimasto deluso chi scriveva di scissioni, la versione dei 5 Stelle, che ieri sera hanno tirato un sospiro di sollievo, perché i malumori interni ci sono e come, specialmente nei territori che con il taglio rischiano di essere sottorappresentati in Parlamento. Ombre che per i vertici oggi non devono però offuscare la riforma. Un regalo di compleanno di quelli graditissimi per la base, per il movimento che nel weekend a Napoli festeggia i 10 anni. Non solo, i tempi tecnici per l'entrata in vigore della modifica costituzionale hanno l'effetto di congelare la legislatura. Sono infatti necessari 3 mesi per capire se verrà promosso il referendum abrogativo. Altrettanti potrebbero passarne prima della sua celebrazione. Mesi nei quali sarebbe complicato andare al voto senza che il taglio, votato da tutte le forze politiche nell'ultima lettura, sia operativo. Scenario che innervosisce il centrodestra, Salvini in testa. Ma ciò non vuol dire che il cammino dell'esecutivo sia sgombro di ostacoli. Proprio in quest'ottica lunedì si sono incontrati a cena il leader dei 5 Stelle Di Maio e quello del PD Zingaretti. Stringere un patto per sterilizzare l'effetto disturbo di Renzi, il primo punto all'ordine del giorno. Il protagonismo dell'ex rottamatore non piace infatti agli alleati, alle prese anche con il rebus della legge elettorale. Quale sarà il modello su cui puntare? In quest'ottica si attendono anche i risultati del 27 ottobre, quando si voterà in Umbria, primo territorio in cui è stata esportata l'alleanza giallorossa. Se dovesse funzionare, si potrebbe cercare il bis in Calabria e magari a livello nazionale costruire regole elettorali che non escludano l'ipotesi. E poi ci sono le vertenze di lavoro. Questa mattina a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra i sindacati sul caso Whirlpool, tra il presidente del Consiglio Conte e il ministro dello sviluppo economico Patuanelli. In ballo c'è il futuro di 420 lavoratori dello stabilimento di Napoli, che l'azienda, la multinazionale statunitense, vuole cedere. Una vertenza complicata, insoddisfatti i sindacati, perché praticamente Whirlpool è disposto per il momento soltanto a sospendere questa cessione. Si aspettavano ben altro e ora escono delusi, irritati. Un paio di ore fa i sindacalisti hanno lasciato Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio, convinti che la Whirlpool stia solo prendendo tempo per farlo perdere a tutti. Giuseppe Conte ha mostrato la lettera che la multinazionale ha inviato lunedì sera, dove annuncia una sospensione della cessione dello stabilimento di Napoli fino al 31 ottobre prossimo. Un differimento di appena 20 giorni rispetto alla data originaria del 12
15 ottobre. Non si parla di interruzione della vendita, come richiesto da Patuanelli, il ministro dello sviluppo economico. L'azienda non possa pensare di continuare come se nulla fosse. Sono passati mesi, ci sono stati scioperi, mobilitazioni. L'azienda, fa sapere, attende di ricevere presto una convocazione del governo per riprendere la discussione sul progetto che dia un futuro di lungo periodo al sito di Napoli e ai suoi 400 lavoratori. La lettera dell'azienda è molto chiara, dice: no, per noi esiste una sola strada, che è la riconversione industriale su un altro partner. Una riconversione che tra l'altro non tiene conto delle aziende che vivono grazie alle commesse Whirlpool. Lo stabilimento di Napoli ha un indotto di quasi mille persone e di questo indotto oggi ancora non se ne parla. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, di fronte alla sospensione, si è detto disponibile ad un incontro con l'azienda entro 24 ore per vedere le carte della Whirlpool. Nello stabilimento non ci sono problemi di produttività, insistono i sindacati. Se Napoli è antieconomico in questo momento qua è perché loro gli stanno facendo produrre un terzo delle lavatrici previste. Produzioni, accusano i dipendenti, che vengono spostate all'estero. Per i sindacati non esiste un piano B, lo stabilimento di Napoli deve continuare a produrre lavatrici. Noi crediamo che in Italia, nel nostro paese, stia avvenendo un disimpegno da parte della Whirlpool. Si rischia un pericoloso effetto domino. Gli stabilimenti italiani della multinazionale, spiegano, stanno tutti nella stessa condizione. Ed è arrivata poco fa questa sentenza. Il GUP di Roma ha condannato a 16 anni di reclusione Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che il 2 febbraio scorso spararono 3 colpi di pistola ferendo gravemente il nuotatore Manuel Bortuzzo. Per i due il pubblico ministero aveva sollecitato la condanna a 20 anni di reclusione. Il giudice ha riconosciuto la premeditazione e anche un risarcimento di 300.000 euro. E adesso passiamo alla morte di Filippo Penati, morto dopo una lunga malattia, ex presidente del Partito Democratico della provincia, una figura che molti voi ricorderanno perché rimase coinvolta nell'inchiesta sul cosiddetto sistema Sesto, nel quale poi però in questa inchiesta poi fu assolto e in parte prescritto. Ora il cancro, la mia sfida, la più importante. Diceva così lo scorso luglio Filippo Penati, dopo la condanna a risarcire quasi 20 milioni di euro per danno erariale. I medici mi confermano che tra le cause scatenanti del mio male c'è sicuramente la conseguenza della mia lunga vicenda giudiziaria. Classe 1952, Penati fa prima l'insegnante, ma la sua vita è dentro la politica. Dominus della sinistra lombarda, sindaco per 2 mandati della ex Stalingrado d'Italia, Sesto San Giovanni, è stato un uomo dei DS, prima del PD poi, braccio destro di Pierluigi Bersani, capo della sua segreteria politica. Per 5 anni alla guida della provincia di Milano, nel 2010 verrà battuto alle regionali da Roberto Formigoni, siede in consiglio regionale, ma è l'inchiesta del 2011 a segnare anche la sua carriera politica. Indagato per concussione, corruzione e finanziamento illecito ai partiti dalla procura di Monza, il cosiddetto sistema Sesto, un intreccio di politica e imprenditoria tangenti per la riqualificazione dell'area Falck di Sesto e la sospetta compravendita di azioni per la Milano Serravalle. Una vicenda giudiziaria lunga 14 anni, nella quale spunteranno anche vecchie conoscenze di Tangentopoli. Filippo Penati si sospenderà quasi subito dal partito, non rinuncerà alla prescrizione subentrata poi nel 2014, sarà assolto per gli altri reati. Lo scorso luglio la Corte dei Conti lo aveva condannato a pagare un danno erariale di quasi 20 milioni di euro per la vicenda delle azioni della Milano Serravalle. Fu in quella occasione che disse di essere malato. Rimpianti? Nessuno, solo l'amarezza per come mi ha trattato il PD. Ad aprile scorso è morto sempre per un tumore il PM della sua inchiesta, Walter Mapelli, determinato a portare avanti le sue accuse contro di me, ma sempre con gentilezza, lo aveva ricordato Filippo Penati. Negli ultimi mesi, in sede a rotelle, le scuse per non aver fatto abbastanza da sindaco per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E il sindaco di Milano oggi il primo a ricordarlo. Per me è stato solo un amico a cui ho voluto bene, che ho accompagnato nell'ultima dolorosa fase della sua non banale vita, ha dichiarato Sala. Da 2 anni Penati era presidente della società di pallacanestro femminile di Sesto, dove viveva e dove è morto. I funerali, per volontà della sua famiglia, si terranno in forma strettamente privata.
E il giorno dopo la sentenza della Corte di Strasburgo sull'ergastolo ostativo, potrebbero essere un migliaio gli ergastolani in Italia che potrebbero adesso ottenere e chiedere benefici o sconti di pena. Marcello Viola, boss ndranghetista in carcere da 20 anni con 4 ergastoli, mai pentito e sempre dichiaratosi innocente, e sta per richiedere al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila di poter usufruire di permessi e libertà condizionale che in passato gli erano state negate. Dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le sue richieste ora potrebbero essere accettate. Nessun automatismo, però, spiega il suo avvocato, bisognerà esaminare il percorso fatto dal detenuto senza vincolare l'ottenimento dei benefici penitenziari alla sua collaborazione. Ieri la Corte di Strasburgo, a cui Viola si era rivolto, ha confermato la bocciatura del cosiddetto ergastolo ostativo, ovvero la legge che non consente benefici di pena senza il pentimento e la collaborazione del detenuto reo di reati di mafia o terrorismo, sollecitando l'Italia ad una modifica legislativa, sentenza autorevole, pesante, ma non immediatamente vincolante per l'Italia. La Corte ha spiegato che anche ai mafiosi più incalliti non si può togliere la speranza di un recupero. Però, al contrario, un carcere a vita senza prospettive diventa inumano e degradante. Bisogna valutare caso per caso, anche perché la non collaborazione potrebbe derivare da altri fattori non riconducibili alla mancanza di pentimento, spiega la Corte. Una pronuncia che ha fatto insorgere le toghe impegnate in prima linea nella lotta alla mafia. Senza carcere duro avremmo meno pentiti. L'Europa non conosce le realtà mafiose italiane. Senza il fine pena mai nessun mafioso avrebbe accettato di collaborare con lo Stato, spiegano. Anche il governo avrebbe voluto il riesame della questione posta da Viola ed ora, dopo la nuova censura della Corte Europea, un'altra 20 di mafiosi avrebbero presentato ricorso. Ma sono molti di più i detenuti in regime di ergastolo duro, quasi 1 migliaio di persone. Nomi noti e meno noti, dal boss Leo Luca Bagarella, Francesco Schiavone, da Michele Zagaria fino alla neobrigatista Nadia Desdemona Lioce. Gli effetti della pronuncia della Corte Europea sulla legislazione italiana si capiranno presto. Il 22 ottobre, infatti, la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla collaborazione come requisito per ottenere misure alternative. Si discuteranno, infatti, 2 diverse ordinanze della Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che hanno sollevato un dubbio che si sovrappone al caso Viola. Altro tema spinoso, la questione migratoria. Resta lontana l'intesa europea sul cosiddetto accordo di Malta. Intanto a Lampedusa, Guardia Costiera e Guardia di Finanza continuano le ricerche sui dispersi dell'ultimo naufragio avvenuto al largo di Lampedusa domenica notte. 13 bare allineate, le vittime del naufragio di 2 giorni fa, ripescate nel mare, tutte donne. C'è anche una bambina di 12 anni, sono bare senza nome, una placca d'ottone, un numero, un fiore e la data, 7 ottobre 2019. Solo 4 delle donne morte sono state riconosciute. Una preghiera nella casa della fraternità di Lampedusa col cardinale di Agrigento Francesco Montenegro che ha portato il cordoglio del Papa. Questi fratelli non sono morti per caso, lo sapevamo tutti che potevano morire. Più tardi ci sarà il funerale, mentre in mare sono riprese le ricerche dopo lo stop per il maltempo di ieri, anche se le speranze di trovare qualcuno ancora in vita sono quasi ridotte a zero. Mancano all'appello 20 di persone che erano sul barcone prima che si rovesciasse, tra cui almeno 8 bambini. La barca partita dalla Libia aveva fatto tappa in Tunisia, il mare aveva finito il carburante, i passeggeri erano senza salvagente. Stamattina sono intervenuti i sommozzatori della Guardia Costiera con una speciale attrezzatura sub che permetterà di fare delle riprese nell'area dove è avvenuto il naufragio, di migranti, di come redistribuire tra i vari paesi europei le persone che vengono salvate in Mediterraneo e portate nei porti italiani. Si è parlato nel Consiglio degli Affari Interni dell'Unione che si è riunito ieri in Lussemburgo e si è concluso con un quasi nulla di fatto. Al centro dei lavori c'era l'accordo sul meccanismo temporaneo di ripartizione delle persone soccorse dalle navi delle ONG nel Mediterraneo, una prosecuzione del vertice di fine settembre della Valletta,
dove su questo punto era stata raggiunta un'intesa tra Italia, Francia, Germania e Malta, paesi a cui ieri si sarebbe aggiunta l'adesione di Portogallo, Irlanda e Lussemburgo, mentre resta il no secco dei quattro del blocco di Visegrad. Spagna e Grecia caldeggiano la filosofia dell'accordo, ma continuano a rimanerne fuori. L'Austria è contraria. Cauto il commento della ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Solo tre o quattro paesi hanno dato disponibilità. Bisogna lavorare perché l'accordo abbia una valenza più ampia, ha detto. Speriamo di arrivare a una piena intesa entro dicembre. Tra l'altro ieri a Lussemburgo l'attenzione si è spostata sulla rotta orientale anche in vista di un possibile conflitto al confine tra Turchia e Siria del Nord. Secondo i media turchi sarebbero 5.000 i soldati delle forze speciali turche pronte all'offensiva contro i miliziani curdi. Affermazioni e smentite sull'offensiva turca in Siria si susseguono a testimoniare uno scenario denso di contraddizioni e ambiguità. Secondo diverse fonti locali sarebbero centinaia i mezzi blindati e corazzati che si affastellano nella zona di confine, nella provincia di Urfa, molto vicino alla città curda di Kobane, situata poco oltre la frontiera. Si tratterebbe della seconda divisione corazzata, un'armata pesante che i curdi hanno poche possibilità di contrastare senza l'aiuto dell'aviazione americana. Militari inviati da Ankara, a cui si aggiungono forze arabe dell'esercito siriano libero. In tutto un centinaio di migliaia di uomini pronti allo scontro sul campo con le forze democratiche siriane, 60.000 persone di cui 40.000 curde. In mezzo ancora presenti gli americani, fino ad oggi alleati dei curdi nella lotta contro l'ISIS. Ankara non può rischiare operazioni contro gli Stati Uniti e per questo aspetta che lasciano campo libero. Ma Trump, che in un primo momento aveva annunciato per l'ennesima volta il ritiro del suo contingente, ha poi innescato una parziale retromarcia e elogiato i meravigliosi combattenti curdi che tanto hanno fatto per sconfiggere il sedicente Stato Islamico. Un tentativo di rassicurare le milizie dell'IPG che si sentono ora pugnalate alle spalle e per questo guardano diritto all'esercito del presidente Bashar al-Assad, storico alleato dei russi e dell'Iran. Le truppe americane devono lasciare la regione, i curdi in Siria devono sostenere l'esercito siriano per prendere il controllo del nord-est, afferma il presidente iraniano Rouhani, mentre Lavrov, capo della diplomazia russa, parla di un intervento turco che deve essere evitato ad ogni costo e del rischio di dar di nuovo fuoco all'intera regione. Forti preoccupazioni per quanto sta accadendo sono state espresse anche dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea. Erdogan, da parte sua, appare determinato a continuare la storica repressione turca del popolo curdo, nell'ottica di ottenere, questa volta, il controllo di una parte del territorio dove vorrebbe dirottare centinaia di migliaia di profughi siriani che gli creano non pochi problemi di consenso in patria. E torno subito ad aggiornarvi su quanto è successo poco fa ad Halle in Sassonia, siamo in Germania. C'è stata una sparatoria davanti alla sinagoga, almeno due persone sono morte. La polizia poco fa ha fatto sapere di aver fermato una persona, un sospetto. Restate però vigili, ha scritto la polizia su Twitter agli abitanti della cittadina. I testimoni raccontano che l'uomo era vestito in mimetica, aveva un elmetto, portava anche una maschera e ha sparato contro un negozio con un mitra. La stazione di Halle è chiusa per motivi di sicurezza e la sparatoria è avvenuta, come dicevo prima, davanti a una sinagoga e coincide questa sparatoria con le celebrazioni dello Yom Kippur, tra le festività più sentite nell'ebraismo. Quindi al momento è stata fermata una persona. Naturalmente continuano ad arrivare aggiornamenti, ve li darò nel corso del telegiornale. E parliamo invece della Brexit, del percorso ad ostacoli della uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. Per Boris Johnson la partita della Brexit si mette male. Contro il premier britannico si profila una rivolta all'interno del governo. Nel caso di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza accordo, infatti, cinque ministri sarebbero pronti a dimettersi. Almeno, secondo quanto scrive il Times. Si tratterebbe del segretario alla cultura Nicky Morgan, dei ministri per l'Irlanda del Nord Julian Smith, della giustizia Robert Buckland, della sanità Matt Hancock e del procuratore generale Geoffrey Cox. Come se non bastasse, anche un gran numero di parlamentari del Partito Conservatore sarebbe
sarebbe pronto a lasciare l'incarico nel caso di un no deal. E mentre Johnson si affanna per un tour europeo potenzialmente a caccia di un capo di Stato o di governo che supporti la sua linea intransigente dell'uscita dall'Unione ad ogni costo entro il 31 ottobre, ed il premier irlandese Varadkar parla di distanze abissali sulla questione del backstop, Bruxelles potrebbe offrire un'estensione dei termini a giugno 2020. Dell'argomento si è discusso stamani alla riunione settimanale dei commissari, con esito tutt'altro che positivo. Col capo negoziatore dell'Unione Michel Barnier sulla Brexit, ha detto il commissario Oettinger, abbiamo discusso della proposta del governo britannico. Le nostre vedute coincidono, la proposta non è soddisfacente ai nostri occhi. Per i media nazionali, che citano una fonte dell'esecutivo però, accordo o non accordo, la resa dei conti sulla Brexit è prevista per sabato 19 ottobre, giorno in cui i parlamentari saranno chiamati dal governo a partecipare ad una sessione speciale a Westminster. Secondo il quotidiano The Guardian, se Boris Johnson si presenterà all'appuntamento con un accordo, i rappresentanti del popolo britannico avranno l'opportunità di discuterlo e poi di esprimersi. In caso contrario, Johnson dovrà spiegare come intenda portare il paese fuori dall'Unione entro fine mese, nonostante che il Benin Act, approvato il mese scorso proprio dai parlamentari, imponga al Premier di chiedere ai 27 un'ulteriore proroga se l'eventuale accordo non venisse firmato dal Parlamento entro il 19 ottobre, a meno che non siano gli stessi parlamentari ad accettare una Brexit no deal. Da stasera al 14 ottobre, Westminster sospenderà i lavori in vista del tradizionale discorso di fine anno parlamentare, in cui la regina leggerà solennemente a Camere riunite il programma dell'esecutivo per i mesi successivi. Tra gli esteri e lo sport c'è una notizia che riguarda in qualche modo le proteste anti-Cina che ormai stanno avvenendo da qualche mese ad Hong Kong e riguardano le partite di basket e di NBA. Ormai la querelle Cina-NBA è ben più di un caso diplomatico, è un vero e proprio scontro politico e culturale che si trascina dietro enormi risvolti economici e che potrebbe portare anche alla clamorosa cancellazione di due partite di precampionato in programma domani e sabato a Shanghai e Shenzhen. Premessa, la Cina ormai da anni è uno dei clienti più importanti e fedeli del basket professionistico statunitense. Pensate che durante l'ultima stagione 500 milioni di cinesi ha guardato almeno una partita NBA. Il giro d'affari è enorme e coinvolge la lega professionistica, i singoli giocatori, le TV e naturalmente le squadre. In questo caso uno in particolare, gli Houston Rockets, la più amata in Cina perché in passato la stella dei texani era Yao Ming, vero e proprio monumento nazionale. Il problema nasce proprio da Houston, da un tweet del general manager Daryl Morey che si è permesso di schierarsi al fianco dei giovani manifestanti di Hong Kong. Un affronto per il governo di Pechino che non accetta intrusioni in una faccenda estremamente delicata e un affronto anche per milioni di cinesi che considerano l'integrità territoriale un valore assoluto da difendere, almeno a giudicare dai commenti e dalle reazioni sdegnate. La prima mossa di Pechino è stata cancellare dai palinsesti TV tutte le partite degli Houston Rockets, nonostante l'autore del tweet si fosse scusato e nonostante fosse stato criticato persino dal proprietario dei Rockets e da James Harden, la stella della squadra. Ma poi è arrivato il commento del numero uno della Lega Dan Silver, che sì, si è scusato con la Cina, ha preso le distanze dal tweet incriminato, ma ha anche chiarito che per l'NBA la libertà di espressione dei singoli è un valore non negoziabile. Parole che non sono piaciute a Pechino, che ha cancellato un evento previsto oggi a Shanghai dedicato ai tifosi dell'NBA e soprattutto sta seriamente pensando di far saltare le due partite esibizione di domani e sabato tra i Brooklyn Nets e i Los Angeles Lakers di Sua Maestà LeBron James. Oggi è stato assegnato il Nobel per la chimica, è andato a tre scienziati inventori delle batterie agli ioni di litio, comunemente utilizzati nei telefoni cellulari, personal computer e auto elettriche. Se lo sono aggiudicati John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino, che secondo le motivazioni della Reale Accademia di Svezia hanno aperto la strada a fonti di energia diverse dai combustibili fossili. E per il momento con il Nobel alla chimica ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo con le notizie sportive, vi aspettiamo.
Eccoci di nuovo in diretta. Prima di passare allo sport vi do subito questa notizia, perché i pubblici ministeri Antonio D'Amato e Nino Di Matteo sono i nuovi consiglieri del CSM. D'Amato è stato il magistrato più votato e di magistratura indipendente, la corrente più coinvolta nella bufera che ha investito il Consiglio Superiore della Magistratura per la vicenda delle nomine legate all'inchiesta di Perugia sul PM Luca Palamara. E adesso siamo allo sport con Stefano Pioli, che è il nuovo allenatore del Milan. Ha passato la mattinata nella sede del Milan. Per Stefano Pioli, firma del contratto e presentazione per dare il via alla sua nuova avventura sulla panchina rossonera. Poi nel pomeriggio dirigerà a Milanello il suo primo allenamento, anche se con 12 nazionali assenti. Per il nuovo tecnico un contratto biennale da 1,5 milioni netto a stagione, con la fiducia della società, ma anche con l'ostracismo della maggior parte della tifoseria. La curva, senza entrare nel merito della scelta tecnica, parla di spettacolo indegno, ma anche senza voler essere così drastici, i tifosi probabilmente non ritengono Pioli un top allenatore e forse non gli perdonano il recente passato interista. Pioli ha già detto che le critiche dei tifosi saranno uno stimolo in più e che da subito lavorerà in tutte le direzioni per rimettere la squadra in carreggiata, all'insegna delle idee, dell'intensità e della spregiudicatezza. Quindi starà a lui far ricredere la piazza risalendo la classifica, magari con l'aiuto di Lucas Biglia, che Pioli ritrova dai tempi della Lazio, ma soprattutto valorizzando gli acquisti del mercato estivo. Benassere, Hernandez e Leao su tutti, punto focale costato la panchina Giampaolo dopo 111 giorni. Un 4-3-3 dalla spiccata personalità, questo Boban e Maldini chiedono al nuovo allenatore, oltre al rilancio dei giovani. Nel segno delle panchine bollenti anche la giornata delle due genovesi, colpo di scena in casa del Genoa, dove il presidente Preziosi ha confermato Andrea Azzoli dopo alcuni contatti con altri allenatori. Sul fronte blu cerchiato, dopo l'addio di Di Francesco, la squadra si allena con l'ex Angelo Palombo. Intanto Ferrero stringe i contatti sia con Gattuso che con De Biasi, a breve il nome. A Coverciano prosegue la preparazione della nazionale, che sabato sera a Roma all'Olimpico incontrerà la Grecia. L'obiettivo dichiarato di Roberto Mancini è di chiudere i conti già sabato sera battendo la Grecia. Se dovesse succedere sarebbe un piccolo record, perché mai nessuna nazionale si è qualificata agli europei o ai mondiali con 3 turni di anticipo. Si giocherà in un olimpico che si annuncia pieno, 40.000 biglietti venduti, ed è facile prevedere che gli spettatori saranno molti di più, almeno 50.000. Sarà dunque un anticipo di Euro 2020, dove l'Italia giocherà quasi certamente in casa tutte e 3 le partite della fase a gironi. Sono passati 4 anni dall'ultima gara degli azzurri a Roma, era il 13 ottobre 2015, anche allora, qualificazione agli europei, Norvegia battuta 2-1. Di quella squadra sabato sera ci saranno solo 3 reduci, Bonucci in campo, Sirigu e Sharawi in panchina. Tutto è cambiato. Il grande merito di Mancini è di aver riportato l'entusiasmo nella sua era, cominciata nel maggio 2018. Il nostro CT ha chiamato in tutto 62 giocatori, che sono diventati 39 nelle ultime 3 convocazioni. La grande intuizione di Mancini è stata la scelta del doppio regista Jorginho-Verratti insieme. I due sono ormai intoccabili. Da riempire ora c'è la terza casella della mediana. Negli ultimi allenamenti si è provato Bernardeschi, e quella dello juventino è una candidatura che va tenuta in considerazione in vista di sabato. A uscire sarebbe in questo caso Barella. Ma il vero dubbio riguarda l'attacco. Sicuri di un posto sembrano Insigne e Chiesa, mentre per il ruolo di centravanti, al momento, Immobile sembra favorito su Belotti. Se ci toccherà fare una partita a testa, oppure 2 partite lui e meno io, 2 partite io e lui, l'importante è questo, decide il mister, che siamo sereni e che la squadra vince, e poi ci sono tante partite, ci sarà spazio per tutti per giocare. In realtà sinora sia Immobile che Belotti non hanno convinto del tutto Mancini, e per questo resta in piedi anche il ritorno di Mario Balotelli. Ed è un bronzo storico quello ottenuto dalle ragazze della ginnastica artistica ai mondiali di Stoccarda. A distanza di quasi 70 anni, la ginnastica femminile italiana torna sul podio in un campionato del mondo. La pedana di Stoccarda si è rivelata magica per le nostre azzurre, giunte terze davanti ai mostri sacri Stati Uniti e Russia. Ma la dimensione dell'impresa compiuta da Giorgia Villa, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio, unica maggiorenne del gruppo, e dalle sorelle Asia ed Alice D'Amato, va ben al di là di questa medaglia di bronzo, perché qualifica di fatto la nostra squadra ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, riducendo al minimo il gap dalle
le imbattibili statunitensi, che, trascinate ancora una volta dalla stella Simone Biles, hanno vissato l'oro ottenuto a Doha nel 2018 e, come non bastasse, le ragazze di Enrico Casella hanno scalzato dal podio niente meno che le cinesi, che sino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili. Senza parlare di Francia, Gran Bretagna, Canada e Olanda, che sabato scorso, nella gara d'ammissione, erano giunte davanti alle azzurre. Più forti anche dell'errore commesso alla trave da Elisa Iorio, che non ha compromesso l'esito finale, nonostante le lacrime della sedicenne modenese subito consolata dalle sue compagne. Col passare degli esercizi, iniziando dalla veterana Desirée Carofiglio, impeccabile nella prova a corpo libero, le nostre ragazze hanno acquisito la piena consapevolezza della loro forza, ribadita da Giorgia Villa, che al volteggio è risultata a dir poco impeccabile, sino all'epilogo in cui Asia D'Amato ha sancito il terzo posto, vendicando al contempo l'errore commesso poco prima dalla Iorio. Sommersa a fine prova dalla gioia incontenibile dell'intero gruppo, che regala all'Italia la seconda medaglia di bronzo dopo quella conquistata a Basilea nell'oramai lontanissimo 1950 e che giunge proprio nel 150° anno dalla fondazione della Federazione Ginnastica, la decana tra gli sport italiani. Ma comunque non è finita, abbiamo ancora la finale a 24, quindi abbiamo ancora da dare qualcosa, vero? E per l'Italia! Continuano ad arrivare aggiornamenti dalla Germania, perché oltre alla sparatoria di Halle, fra poco vedrete le immagini della cittadina completamente deserta, ci sono, ecco, la state vedendo, due vittime, la polizia ha fermato un sospetto. Questa sparatoria è stata davanti alla sinagoga proprio nel giorno di una festività importante, quella della ricorrenza dello Yom Kippur. Ecco, poco fa è arrivata questa notizia perché sono stati segnalati spari anche a 15 chilometri di distanza da Halle. Sarebbero stati esplosi circa 15 colpi di arma da fuoco a Landsberg, a est della cittadina, della Sassonia, lo conferma un portavoce della polizia. Ulteriori dettagli riguardo a questo secondo episodio non sono stati forniti. La polizia dice ai cittadini di rimanere in casa. Uno degli aggressori aveva una tuta mimetica, indossava una tuta mimetica, aveva una maschera. Per il momento è tutto, quindi si chiude qui il telegiornale con questi aggiornamenti che arrivano da Halle e non solo. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti voi.